Ragazzi, benvenuti nella mia cucina. Io mi chiamo Giuseppe, faccio il cuoco di professione e voglio condividere la mia passione per la cucina con voi. Quindi vi ringrazio per essere sul mio canale e partiamo subito con i video. Allora, ragazzi, oggi facciamo gli spaghetti di riso con le verdure. Iniziamo tagliando le verdure. Quindi abbiamo preso una zucchina, la divido a metà e tengo solo la parte verde. Magari poi la parte bianca la usiamo per farci un brodo, per farci una crema, per farle grigliate. Va bene, è importante non buttarla via. Poi dopodiché, una volta tagliate, le affettiamo. Così. Poi tagliatele piuttosto sottili e in maniera uniforme in modo che dopo in cottura si cuociano tutti insieme. Poi passiamo alla carota. Si fa la stessa identica cosa, questa ovviamente è stata pelata. Tagliamo le punte. Dividiamo a metà. Tagliamo la prima fetta, poi poggiamo dalla parte tagliata sul tagliere e la affettiamo. Ovviamente la carota la utilizzeremo tutta. E poi le andremo ad affettare stesso taglio delle zucchine. Poi prenderemo una padella e andremo prima a cuocerle senza grassi, poi aggiungeremo un po' di olio. Allora, ragazzi, ho scaldato un attimino una padella capiente, senza grassi, ci ho messo direttamente le verdure, ora vado a salare leggermente e poi andrò a cuocerle così senza grassi per 3-4 minuti. Dopodiché aggiungerò l'olio e un goccino d'acqua e finirò la cottura. In tutto deve durare circa 10 minuti. Allora, ragazzi, abbiamo scolato gli spaghetti di riso, li abbiamo sciacquati sotto acqua fredda. Ora, come vedete, ho scaldato le verdure, versiamo la pasta, iniziamo a mescolare. Ora andremo a versare la nostra salsa di soia. Ovviamente, se usate la salsa di soia, sapete che è salata, quindi regolatevi con il sale sia nelle verdure che nella pasta. Se vedete che la preparazione risulta troppo asciutta, aggiungete un bicchiere di acqua, anzi, scusate, una tazzina di acqua. Ora dobbiamo mescolare per circa 3-4 minuti, dobbiamo far insaporire bene la pasta. Ok, ora trascorsi circa 3 minuti, in una tazzina ho sciolto un po' di amido di mais con acqua fredda, ne vado a versare qualche goccia, poi mescolo e controllo la cremosità della nostra salsina.
raccomando, con l'amido state attenti, aggiungetene poco per volta, perché se vi fa i grumi avete rovinato la preparazione. Va sempre diluito in acqua fredda. Ok, ci siamo. Ora dobbiamo solo lasciarli qui un minutino e poi impiattare. Allora ragazzi, il nostro piatto è pronto, tutto a tavola, vi aspetto.